Benvenuti questa sera da Fabrizio Branco e Martina Gabbia per questa seconda giornata di UEFA Super League tra Lokomotiv Casilina e Unione Ferrovieri Roma. Subito interrotto il gioco. Vediamo dal nostro punto di vista da destra verso sinistra l'Unione Ferrovieri, mentre da sinistra verso destra il Lokomotiv Casilina in veste bianca. Il Lokomotiv e in veste blu scuro l'Unione Ferrovieri. Subito un infortunato esce dopo neanche un minuto di gioco. Neanche il tempo di scaldarsi. Ricordiamo questa seconda giornata. E pronti subito a riprendere il gioco. La terna arbitrale capitanata dal signor Allegretti e gli assistenti Albis e Bondanese. Ora pronti a ripartire subito. Subito il Lokomotiv Casilina a cercare di portarsi in avanti su questa prima palla di gioco. Spostano per vie centrali, sbaglia tutto, ma pronto a ripartire il Lokomotiv. Cerca ora la fascia sinistra, ma viene pressato bene. Una buona azione su questa fascia. Attenzione al cross in mezzo, altissimo, probabilmente preda semplicemente del fondo e palla al portiere. Attenzione, no, laterale, sarà rimessa laterale. Da parte dell'Unione Ferrovieri. La gioca vicino, pronti alla ricostruzione classica dal basso, prova il lancio, sbagliato, attenzione, ne approfitta subito Lokomotiv. Palla al limite dell'aria. Ancora il Lokomotiv Casilina che prova ad impostare, a mettere pericolo. Prova un passaggio filtrante, ma viene chiuso bene dal numero 13 dell'Unione Ferrovieri. Situazione complicata, attenzione che la palla potrebbe essere pericolosa, non passa, esce bene. Per ora grande giocata e apertura dall'altro lato da parte del Lokomotiv Casilina. Ora vediamo se opteranno per uno scambio vicino oppure andranno per il cross. Attenzione, tutto libero, prova il cross, la palla rimane in mezzo, il tiro fuori. Pronto, al rinvio dal fondo l'Unione Ferrovieri con Pomponi che la passa vicino. Tentano la ricostruzione dal basso, ma non ci riescono e vanno a spazzare subito questa palla. Preda del Lokomotiv Casilina che ora cerca di impostare per vie centrali. Palla in mezzo per il numero 27, trattenuto. Vediamo se l'arbitro fischia. Opta per far continuare il gioco e ora. È l'Unione Ferrovieri che deve costruire, ma non riesce e la perde in fallo laterale. Ancora l'Unione Ferrovieri che questa volta tenta di mettere il naso fuori dalla propria metà campo, ma il Lokomotiv Casilina recupera subito e bene. Pronta la chiusura. Buono l'intervento del giocatore dell'Unione Ferrovieri. Ancora rimessa laterale. Provano ancora per vie centrali. Vediamo se allarga subito sulla fascia destra. Lo vede il numero 2. Ora deve dare profondità. La vede. Gran passaggio verso la fascia. Il numero 13 però riesce a chiudere bene. Gran colpo di tacco. Ora devono uscire in maniera tranquilla.
Ecco il tiro fuori. Salito bene, si è trovato questa palla al limite dell'area, non ci ha pensato su due volte. Peccato che la conclusione va a finire abbondantemente al lato. E ora sarà Pomponi. A quanto pare opta per un rinvio lungo. Eccolo qui. Un buon rinvio che va a cercare il numero 22, che va a prolungare. Buono il possesso del numero 14, ora punizione numero 16 che va subito a cercare il suo compagno, il numero 22 in questione. Ecco il cross in mezzo, attenzione, palla pericolosa, esce benissimo il portiere. In questo caso Macera, del Lokomotiv Casilina, che non perde tempo e cerca di ripartire subito, questa volta intercettato. Deve ordinare le idee, buono fallo tattico che poteva procurate sicuramente maggiori danni. Ora il numero 6, D'Ambrogio, che va sul numero 13 di Bartolomei. Cercano di far uscire il Lokomotiv Casilina per provare a dare profondità a questa azione. Andiamo ora, sfruttano la fascia destra. C'è un fuorigioco chiamato dall'assistente. Buona la chiamata. Subito il Lokomotiv Casilina ad impostare nuovamente dal basso, vediamo se opteranno per vie centrali, eccolo qui. Intercettano bene, ora devono mettere palla a terra, numero 16 ad impostare tutti i tocchi di prima, questa volta regolare verso il numero 25, attenzione, non riesce a disfarsi della presenza del difensore del Lokomotiv Casilina e recupera in maniera tranquilla e ora è pronto a ripartire subito. Ma liscia il controllo e si riparte da D'Ambrogio, che va a lancio lungo bellissimo verso il numero 22, peccato che non controlla. Antonini non ha trovato un controllo felice e ora sarà il Lokomotiv Casilina che andrà tramite una rimessa laterale a rimpostare, sempre gioco dal basso che punta a far uscire i giocatori della squadra avversaria. Attenzione a questo intervento, l'arbitro non fischia, lascia correre. Vediamo ancora il numero 18 che va a pescare il suo compagno sulla fascia, vediamo se la mantiene in campo. Ecco il cross in mezzo, interviene benissimo il difensore. Ancora l'Unione Ferrovieri, non molla, col possesso il numero 18, mollo. Ma perde palla, è pronto il Lokomotiv Casilina a recuperare, ma chiude bene l'Unione Ferrovieri. Prova ad uscire il numero 2, a mettere pressione, a non far partire il numero 13 dell'Unione Ferrovieri. Si libera sulla fascia, vediamo se tenta il dribbling o il cross, nessuno va a rimorchio. Ecco ora il numero 22, provano lo scambio, il 2 liscia clamorosamente, si salvano in fallo laterale. Fasi un po' coincidate del match, andrà il numero 6 D'Ambrogio a rimettere questo fallo laterale. Ecco. Cross in mezzo, attenzione, lo vede libero, lo pesca, il tiro al volo, gran parata del portiere. E calcio d'angolo, questa volta si salvano grazie all'estremo difensore Macera. Certo, poteva fare un po' di più da lì. Ottimo il portiere a rimanere in piedi fino all'ultimo. E sarà Capasso a battere questo calcio d'angolo dal lato destro. Sempre inerente al nostro punto di vista. Seguiamo ora questo cross, attenzione, cross in mezzo, pesca nuovamente il 22, presenza costante su questa fascia, un nuovo cross in mezzo, tenta la girata, non trova nessuno, il tiro al volo, respinto. Ricordiamo l'EIFA Superlega rappresenta un format innovativo che mette insieme le squadre della Serie A d'Elite e quelle della Serie B Challenge in un'unica affascinante competizione. E staremo a vedere questa interessante formula come si svilupperà durante queste partite. Questa volta sarà rimessa dal fondo
per Macera, il portiere del Lokomotiv Casilina. Ricordiamo il punteggio di 0-0 attualmente, circa 10 minuti del primo tempo. Ancora una volta costruzione dal basso, se la prendono comoda e tranquilla perché vogliono trovare gli spazi giusti. Chiude bene il numero 2, Gatta. Ecco il numero 13 che batte subito questo rimesso laterale. Ora portiere pronto al rilancio, buono, morbido, preciso. E ora sviluppa il numero 13, vediamo se si trovano. Attenzione, il 25 viene chiamato in fuorigioco, in questo caso davvero millimetrico. Amato è andato a battere questo calcio di punizione e ora vanno a sviluppare il gioco per vie centrali. Rimangono ad attendere i ragazzi dell'Unione Ferrovieri di Roma. Vediamo Gatta su questa fascia, lo vede, lancio lungo, la spizza in mezzo e la palla si spegne tra le braccia del portiere. Pomponi pronto a rimettere in gioco questa palla. Sembra voler rinviare lungo e così fa. Supera addirittura il centrocampo. Viene fischiato un fallo. L'Unione Ferrovieri non perde tempo nelle punizioni e cerca subito di rimettere la palla in gioco come fa adesso sulla fascia destra. Bel lancio. Ottima la chiusura del difensore. Lo scontro, l'arbitro in questo caso opta per una punizione a favore del Lokomotiv Casilina. Più calmo, più ragionata l'azione del Lokomotiv. Scambio tra i due, ora porta palla. Ancora l'Unione Ferroviaria in possesso e fallo del 14 d'Andrea. Ecco sempre il classico lancio lungo a pescare il numero 22 Antonini contro Gatta. Attenzione, uno contro uno, prova in velocità, il dribbling gli riesce, ora in mezzo a tre. Buono l'anticipo e viene giustamente fischiato il fallo ai danni di Bellini. Si è sentito lo scarpino. Attenzione, una spinta. Diciamo una partita abbastanza di fisico da parte di entrambe le squadre. Numero 78. Grossi. Attenzione, sbaglia questa palla. È pericolosa l'azione adesso del Lokomotiv Casilina. Esce il portiere, vediamo se interviene bene. Pomponi riesce a metterci una pezza. Poteva essere molto pericolosa questa azione. Attenzione al fallo adesso. Fischiato ai danni del Lokomotiv Casilina. Non si rialza momentaneamente. Quattordicesimo minuto. Ricordiamo che la formula di questo campionato ricalca quella del girone all'italiana su incontri di andata e ritorno tra pari grado, con l'aggiunta di sfide incrociate in gara unica tra le protagoniste dei due diversi campionati, da disputarsi sul campo della squadra di categoria inferiore. Ora Macera. Gioca vicino. Prendi metri, prendi metri, Gabri, prendi metri, 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 prendi metri,
Mele cerca sempre di dar fastidio con il primo pressing. Lancio lungo, vediamo. Sfruttata spesso la fascia sinistra da parte del Lokomotiv Gasilina, anche se Gatta può essere sfruttato di più su questo lato destro. Bella l'idea, peccato per l'esecuzione. Momentaneamente l'occasione più ghiotta è stata da parte dell'Unione Ferrovieri, con un tiro sotto misura ben difeso da Macera. Numero 18 va a smestare questo pallone, attenzione, contrasto bruttissimo, gamba alta, vediamo se scatta il giallo. Ai limiti, diciamo un arancione. Vediamo adesso il Lokomotiv Casinina sui 30-35 metri. Tutti al limite dell'area, tutti nella metà campo dell'Unione Ferrovieri. Vediamo un po'. Pronti, ecco il cross in mezzo alto, vediamo se esce il portiere, non lo fa. La palla rimane lì e il portiere è comodo. Ricordiamo Pomponi. Ricordiamo anche una giornata abbastanza, anzi una serata abbastanza serena, 14 gradi, almeno per noi qui. Lokomotiv cerca imposta abbastanza bene, ma non trova, diciamo, lo spunto finale. Ecco ancora il lancio, sempre su quella fascia. E ora sfruttano questa fascia destra con il numero 30. La vede in mezzo, attenzione, partito regolare, uno contro uno, ma l'arbitro alza, il gol viene annullato di veramente poco. Salita benissimo la difesa dell'Unione Ferroviari di Roma. Attenzione, un po' di problemi, vediamo se viene chiamato il VAR in causa. Vediamo un po' che si ferma il gioco attualmente, siamo al 18° minuto per un fuorigioco dubbio. Vediamo se verrà richiesto l'intervento del VAR. Chiediamo alla mia compagna di partita se è favorevole a questo VAR in questi campionati. Beh sì, un'occasione di gol così, assolutamente il VAR può essere utile. Vediamo che non viene chiamato in causa questa volta e si riprenderà il gioco. Ora sale molto alto il Lokomotiv. Stavolta Gatta sempre a portare un buon pressing. Subito Gatta a rimettere questa palla in gioco. Difende bene il 33. Ora spalle alla porta, cerca di mantenere il possesso, vediamo se la gioca sulla fascia e così fa. Numero 27 a coprire, ecco il cross in mezzo, attenzione, interviene bene, manda fuori tempo l'attaccante. Numero 15, uno contro uno, vediamo Gatta rimorchio, se lo vede. Cerca subito Gatta a recuperare questo pallone, occhio al limite dell'area di rigore, spazza via. Salgono bene, di esperienza, lo sposta, attenzione, gamba un po' alta del numero 25.
Subito l'Unione Ferroviaria di Roma che cerca di ripartire e con un po' di confusione prova a sfruttare le indecisioni dei difensori del Lokomotiv Casilina, li mette in difficoltà e si andrà con una rimessa dal fondo. Da parte di Macera, sarà lui, vediamo se la giocherà ancora una volta vicino. Il lancio lungo, impreciso, vediamo se la riesce a mantenere dentro. No, non è così e sarà ancora una volta i ragazzi in tenuta blu a riprendere il gioco con il numero 13 di Bartolomei. Ora il 18 allarga subito ma sale feroce il Lokomotiv Casilina, attenzione, esce benissimo e ora deve velocizzare. Non si trova con il suo compagno, con Rotondo in questione, esce benissimo il difensore, pronto a spazzare, devono mettere la palla a terra, ragionare un po'. E si ricomincia con il numero 5. D'Ambrogio va per Di Bartolomei. Per vie centrali, numero 16, ancora D'Ambrogio allarga subito ma il Lokomotiv Casilina pressa veramente tanto fino al limite dell'area di rigore e va a liberare il 78 Grossi che per poco non pesca il suo compagno in profondità. Ora il Lokomotiv Casilina subito in profondità verso il suo attaccante, il numero 30, vediamo se riesce, è un po' troppo lunga, peccato. In questo caso Fiore non riesce a sfruttare questo passaggio, un po' troppo lungo. Pomponi per Grossi, ora per vie centrali, ancora Grossi. Lancio in profondità, numero 25 Mele, prima punta che va a cercare di organizzare l'attacco con sponde e quant'altro. Ora sul lato destro, eccolo qua, Mele, chiamato in causa, prova a liberarsi della difesa, buono il passaggio dentro l'area di rigore, attenzione, difende benissimo. Vediamo l'Unione Ferrovieri di Roma un po' più presente nell'area di rigore del Lokomotiv Casilina, però si sa, la palla è rotonda, non bisogna mai abbassare la guardia. Tutto pronto per il calcio d'angolo, eccolo qui, il cross in mezzo, portiere non esce, palla al numero 22, la finta, grande attenzione, ne prova un'altra. Gatta a liberare, costante la presenza del numero 2. Rimessa laterale verso Mele che fa sponda. Ora pressing, ecco il lancio lungo. Ha lasciato solo l'attaccante del Lokomotiv Casilina. Ora le squadre un po' lunghe, attenzione. Attenzione, il controllo che diventa un passaggio, uno contro uno, va a chiudere Pomponi, ancora una volta pronto nelle uscite e ora subito, come detto prima, l'Unione Ferroviaria di Roma gioca molto veloce queste palle perché vuole prendere in contropiede. Ecco la velocità del 22 contro Gatta, due velocisti, attenzione, si ferma, avrebbe dovuto sfruttare di più, se l'arbitro non fischia bisogna continuare il gioco. Attenzione. Fallo laterale per il Lokomotiv con il numero 15 Gaeta, rimessa al limite della legalità,
aprire sul lato sinistro tutto solo, va a chiudere il numero 10. Ora vediamo il cross in mezzo, eccolo qui, un po' troppo morbido, vediamo un po'. Praticamente solo maglie blu all'interno dell'area di rigore, devono portare più uomini se vogliono impensierire il portiere. Attenzione, lancio lungo per Mele, questo è il lavoro che deve fare, attenzione, grande giocata di Mele, il colpo di tacco, ora palla in mezzo che filtra, vediamo se riesce a mantenerla in campo, così fa. Ora rimorchio il 22, presenza costante su questa fascia, cross in mezzo. Buona la giocata del numero 30. Si va però ad incastrare tra le maglie blu. E ora pronto a ricominciare. Abbiamo visto, Martina, un'Unione Ferroviari un po' più veloce nell'impostare, mentre un Lokomotiv più sornione, più lento, più calmo. Sì, diciamo che il Lokomotiv cerca di ragionare di più. Cerca di ragionare di più, di impostare con più calma l'azione dell'attacco. Chissà se questa tattica porterà a sfruttare in maniera più ragionata e meglio gli spazi. Numero 33. Ancora limite dell'area di rigore, passaggio filtrante per il numero 14. Il cross in mezzo, non trova nessuno, attenzione, libera. Lo stavamo dicendo, piano piano, come si dice, Roma non è stata costruita in un giorno. E neanche a farlo apposta, l'abbiamo appena detto. Lokomotiv più tranquillo a cercare lo spazio. Ancora cartellino giallo, questa volta per il numero 4. Barone in questione. Questa volta aspettiamo il fischio dell'arbitro. Giocano vicino. Messa laterale, vediamo come riescono a sfruttarla. Eccolo qua, il cross in mezzo, Mele la spizza di pochissimo. Il 22 va a prendere Antonini questa palla. Uno contro uno, lo salta, attenzione, palla in mezzo, il tiro un po'... un po' senza potenza, un po' senza troppe pretese. 28esimo minuto, primo tempo. Ricordiamo, seconda giornata dell'EFA Super League tra Lokomotiv Casilina e Unione Ferroviaria di Roma. Ecco, lancio in mezzo, questa volta non trova nessuno, trova semplicemente Grossi che va a difendere. Ecco il lancio lungo. Sfruttano molto i lanci lunghi i ragazzi in maglia blu, hanno un buon piedino. Non trovano lo spazio, chiudono bene. Capitano subito di prima, attenzione. 22 non prosegue la corsa, esce Macera. E rinizia tutto dai propri difensori. Manca un po' di centrocampo. Il Lokomotiv Casilina che non riesce a portare questa palla all'interno dell'area di rigore avversaria. Ci prova adesso, passaggio dopo passaggio, questa volta per vie centrali. Attenzione, il tiro al volo, questa volta va addirittura oltre la protezione. Scena divertente, il portiere che esce dalla porticina. E sarà di nuovo Pomponi. Batte verso Grossi. Eccolo il lancio lungo. Pescare in fuorigioco Mele, questa volta c'è.
almeno da qui sembrava circa un metro scarso per il gioco. Finora ricordiamo che l'Unione Ferrovieri ha portato le azioni più pericolose in questa partita. Gatta si allarga sulla destra, si fa vedere. Attenzione a questa palla. Ancora il possesso Lokomotiv, ancora su quella fascia. Vediamo se cambiano gioco. Devono allargare un po' di più in modo tale da liberare gli spazi, perché si chiude bene, si chiude molto stretto. Vediamo veramente come funziona il cuore dell'Unione Ferroviaria di Roma. Attenzione all'intervento in anticipo. E rimedia un'ottima punizione dal limite. Si inizia a far vedere il Lokomotiv Casilina. Vediamo chi tirerà. Parliamo di circa 20-24 metri. Pomponi sistema la barriera. Ne chiama 4. Grossi il più alto, scelta esterna. La barriera abbastanza alta, sarà difficile superarla. Vediamo se opterà per sopra o sotto. Ecco il tiro, ma altissimo. Pomponi ancora vicino verso il numero 14, a balle. Possesso Grossi, numero 18, riparte da Pomponi. Vede Di Bartolomei che controlla male, regala questa palla al Lokomotiv. Ora Gatta cerca di recuperare. E ricominciano. E ancora Miele a portare pressing. Palla per vie centrali, non passa. Pressato bene, interrompe la velocità. Attenzione, passaggio per il numero 22. Lo trova, la tiene, a rimorchio il numero 13. Vediamo se lo vede, prova lo scambio. Attenzione, pronto al tiro. Pensa al passaggio, la palla filtra, attenzione. Ci pensa un po' troppo, deve allargare, non riesce, perde il tempo. Buono il pressing dei difensori. Peccato, un'ottima azione. Ben difesa. Attenzione alle le gambe alte. Ricomincia Grossi. D'Ambrogio subito, ma intercetta il suo compagno che prolunga involontariamente, controllo di spalla. Mette a terra, trova il suo compagno, il numero 15, Lokomotiv Casilina, tutto in avanti, attenzione, passaggio nettamente fuori misura, preda facile dei Pomponi, e si ricomincia. Sta uscendo un po' di più il Lokomotiv Casilina al 33esimo minuto circa. Partita molto equilibrata, sia dall'una che dall'altra parte, anche corretta. Ricomincia tutto, D'Ambrogio. Ora il capitano che tenta il lancio lungo verso Mele, numero 5 a coprire, che si rifugia verso Macera. Sembra voler portare la palla per vie centrali il Lokomotiv, mentre per vie più laterali l'Unione Ferrovieri di Roma. Rimessa laterale in zona interessante, pronto subito il Lokomotiv a battere questa rimessa. Ma i ferrovieri pronti a recuperare subito la palla. Grande intervento scivolata del capitano. Tiro
che fa prendere direttamente il difensore, ora pronto l'Unione Ferroviaria a partire. Tramite il numero 14 che scarica sul suo compagno, il 6, D'Ambrogio. Non si muovono, attenzione, questi dribbling rischiosi. 2 contro 1, vediamo come risolvono. Tenta il tiro, malissimo, fuori. Sta salendo il Lokomotiv Casilina, forse un po' di stanchezza da parte dell'Unione Ferrovieri, che lascia un po' di spazi e si perde in questi leziosismi. Grossi, subito battuto Pomponi. Attenzione, Gatta liscia la palla, lascia scorrere il numero 13 che la porta avanti. Ora il passaggio verso il 22, impreciso, non si trovano. Scivola. Attenzione, forse accusa un colpo al volto di Bartolomei, forse. È andato involontariamente a toccare il volto dell'avversario. Si dovrebbe riprendere da un fallo laterale, ma viene addirittura chiamato l'intervento del medico. Un po' di preoccupazione tutto intorno al proprio compagno. Pronta l'Unione Ferroviaria a battere questa rimessa da fallo laterale. 37esimo minuto circa, vediamo se recupereremo queste piccole perdite di tempo. Eccola lunghissima, dentro Mele prova di corpo a difendere, ma gli viene fischiato un fallo contro. Un'altra volta sempre per vie centrali, due difensori fraseggiano spesso tra di loro. Passaggio in profondità, vediamo ora se Lokomotiv riesce a mettere pensiero, e così fa. Calcio d'angolo e tutto in area di rigore. Manca poco al fischio del primo tempo, per ora risultato 0-0 tra Lokomotiv Casilina e Unione Ferroviaria. Ricordiamo, l'Unione Ferroviaria in tenuta blu mentre Lokomotiv Casilina in tenuta bianca. Ora si appresta a battere questo calcio d'angolo dal nostro punto di vista sulla sinistra, eccolo qui, c'è il cross in mezzo, il portiere esce, la palla rimane lì, viene fischiata probabilmente una carica sul portiere. Si sono scontrati due giocatori, di nuovo interruzione. Punizione. Pronto Pomponi. Giocarla verso Grossi. Ecco qui, passaggio per vie centrali. Non controlla bene, regala questa palla a Lokomotiv, pronta a ripartire sulla fascia sinistra. Ora tenta, ma Grossi chiude bene. E fischio del primo tempo.
su questa giornata sulla seconda giornata di questo campionato dell'EIFA Super League. Ricordiamo il punteggio 0-0 tra Unione Ferroviari Roma e Lokomotiv Casilina, che si cambiano i rispettivi campi, questa volta da sinistra verso destra l'Unione Ferroviari in tenuta blu, mentre da destra verso sinistra Lokomotiv Casilina in tenuta bianca. Mele pronto a battere il calcio d'inizio di questo secondo tempo. Eccoci qua, riparte tutto. Voleva subito la profondità, eccola, il lancio lungo che abbiamo visto in questa partita essere una delle soluzioni scelte maggiormente da parte dell'Unione Ferroviari. Buono controllo da parte di Mele, che scarica verso il numero 10. Nei passaggi vicino vanno a ricominciare. Molto alte le due squadre, interviene così così in difesa del Lokomotiv Casilina, lo mette in fallo laterale. Cross in mezzo, liscia il pallone, tenta un tiro ma ha tutto tranne che la somiglianza di un tiro e si riprenderà con Macera. Un po' pericolosa, attenzione, il controllo non è precisissimo. Pronto a pressare l'Unione Ferroviaria, attenzione a questo lancio lungo che può mettere in difficoltà, attenzione con la spalla, lo butta giù. E palla per l'Unione Ferroviaria, cerca di ripartire, ma l'arbitro ferma l'azione. Si capisce, questa volta viene cambiata la decisione e la punizione sarà in favore del Lokomotiv Casilina. Una posizione abbastanza interessante, la battono subito questa volta e allargano sulla fascia destra. Attenzione, limite dell'area di rigore, potrebbe esserci un fuorigioco, l'arbitro non lo chiama. È pronto ad uscire subito l'Unione Ferroviari, troppa fretta. Grande, se ne va sulla fascia destra. Fallo. Vediamo se cercheranno un lancio lungo di nuovo oppure giocheranno vicino. Ecco il numero 10 in possesso palla, Rotondo che scarica subito, attenzione, ci arriva questa palla verso il numero 96, Macera rimane in porta, attenzione, 3 contro 3. Entra dentro, prova il tiro, questa volta fuori. Peccato di altruismo. Peccato, c'erano i suoi compagni liberi in area di rigore, poteva sfruttarla in maniera più redditizia. Ma c'era pronto a battere vicino. Abbiamo visto come il Lokomotiv Casilina cerca più la soluzione con i suoi compagni vicini, mentre l'Unione Ferroviari spesso va a lanciare i suoi velocisti, cambiando gioco da destra verso sinistra o da sinistra verso destra. Ora lancio lungo del Lokomotiv. Per vie centrali, ora praticamente tutti nella metà campo dell'Unione Ferroviari, chiude bene il 10, questa volta un po' al limite con una
più spinta che spallata. Pronto Pomponi, vicino. Si era preparato per il lancio lungo, ci ripensa. Ecco Mele, va a dar fastidio. La prolunga, vediamo un po'. Niente di fatto, e guadagna piccoli metri alla volta all'Unione Ferroviaria di Roma. Attenzione al numero 96, libero sulla fascia. Vediamo se lo vedono. Catino in questo caso cerca di farsi vedere. Ora il numero 27. Vediamo sulla fascia destra. Si portano al limite dell'area di rigore. Uno contro uno. Deve scaricare questa palla. Lo fa adesso. Attenzione, vediamo. Se tenta il tiro. La palla rimane lì. Il tiro, la gran parata di Pomponi. Che gran parata di Pomponi, che salva la propria squadra. Finalmente si fa vedere in maniera seria l'uomo di Casilina. Ancora una volta recupera palla, ancora il numero 27. Ora passaggio filtrante, esce bene la difesa, il numero 6. Che perde questa palla però. Stiamo parlando di D'Ambrogio. Ancora il Locomotive in qualche modo riesce a mantenere questo possesso. Sarà ancora rimessa laterale Locomotive Casilina. Non sono così d'accordo. Ragazzi in tenuta blu. L'arbitro invita la calma. Ricordiamo Allegretti in questo caso. Vediamo come gestiranno questa palla. Attenzione, tenta il tiro al volo, ma la palla termina ampiamente fuori. Sarà Pomponi di nuovo. Pressing altissimo del Locomotive. Attenzione, liscia questa palla, pericolosissima. Nulla di fatto, ma almeno ci mette una pezza. Rischiato con questo controllo. Vediamo il Locomotive Casilina, pericolosissimo qualche minuto fa. Un grande intervento di Pomponi, che dice di no. Deve provare a mantenere il ritmo l'Unione Ferroviaria, cercare di fare il gioco che faceva nel primo tempo, però il Locomotive Casilina almeno per ora sta mantenendo il possesso. Esce benissimo Pomponi, se la chiama e se la prende. Ora per vie centrali per il capitano, che va ad allargare così. Vediamo Mele, non riesce, interviene il numero 6. Mele interviene, prende fallo. Ora il numero 27. Passaggio in mezzo, non trova nessuno. Sale molto il Locomotive Casilina, non vuole far impostare il gioco perché ha capito che l'Unione Ferrovieri con palla tranquilla può lanciare i suoi attaccanti, non vuole trovarsi in situazioni scomode.
salgono i saltatori, tutti sul limite dell'area di rigore. Solo Mele a dar fastidio alla difesa del Locomotive di Casilino. Ecco il cross in mezzo, altissimo, vediamo se esce il portiere, la chiama tranquillamente. Devono essere cross un po' più forti, un po' più insidiosi, se vogliono mettere pensiero. Ecco il rinvio lungo, cercare sempre costantemente Mele, che prova in qualche modo a controllare la palla, così è. Ora il numero 4, attenzione, non riesce a raggiungere questa palla. Ora il Locomotive Casilino ad impostare sulla fascia sinistra. 8, 30. Su questa fascia 27, ancora il 98. Il numero 10 però interviene bene. Attenzione a questo passaggio che può mettere in difficoltà Pomponi. Vediamo se ci mette una pezza e si rifugia in fallo laterale. Scende un po' la temperatura e si fa sentire qui sugli spalti. Ecco il cross in mezzo, lascia scorrere, si appoggia su Cesaretti. Ora il Locomotive, un po' di confusione. Questa volta fa giocare l'arbitro, attenzione, fallo, attenzione, ci potrebbe essere il cartellino giallo per il capitano. In questo caso Capasso a prendere il cartellino giallo. Distanza abbastanza notevole, chissà se riuscirà ad inquadrare la porta, a mettere difficoltà a Pomponi. Ora sistema la barriera. Ancora una volta 4 in barriera. Una barriera abbastanza alta. Vediamo il 98. Bernardino pronto al tiro. In realtà sono 3. Vediamo chi andrà al tiro. Con il sinistro si spegne sulla barriera. Pronto a partire il numero 9. Macera non esce. Uno contro uno. Prova a dar fastidio. Si ostacolano i due. Esce bene il Locomotive, attenzione, un tocco di mano, ben visto da parte dell'arbitro, rincorsa del numero 98 Berardino verso i suoi compagni in difesa. Abbiamo il numero 15, Velo, e viene fischiato il fallo. Batte subito il Locomotive del Casilino, ma interrompe il gioco l'arbitro per una sostituzione. Pronti a battere questo calcio di munizione da metà campo. La gioca vicino. Ora scelgono la fascia destra. Buona la giocata, vediamo un uno contro uno, se ne libera. Sono due però. Attenzione, il cross in mezzo.
non riesce ad uscire l'Unione Ferroviaria di Roma. Sembra aver perso quella grinta iniziale che abbiamo visto nel primo tempo. Ancora fallo laterale, questa volta viene fischiato il fallo. Diciamo, vediamo adesso l'arbitro un po' più severo rispetto al primo tempo. Martina, o sbaglio? No, sì, partita che si sta scaldando molto. L'arbitro giustamente fischia molto di più. Potrebbe... Anche perché Lokomotiv spinge tanto, non ci sta a stare sullo 0-0. Vediamo ora come imposterà l'Unione Ferrovieri. C'è il capitano appena ammonito, rischia un intervento pericoloso. E risolve così, lancio lungo, questa volta in posizione regolare. Si alza la bandierina, non ferma il gioco l'arbitro per un'eventuale chiamata del VAR. Attenzione, la palla rimane lì e la palla viene buttata fuori. Sì, i giocatori che si stanno un po' spazientendo per questo risultato sullo 0-0 e che quindi sta facendo un po' pesante. Diciamo che entrambe le squadre si meritano il gol. Partita abbastanza equilibrata comunque. Molto equilibrata. Ecco il lancio a profondità, il 27 va a chiudere. Sedici i minuti trascorsi. Chissà come andrà a finire. Alla fine basta un episodio. Ecco il lancio lungo, ancora una volta, questa volta posizione regolare. Prova a metterci l'esperienza il numero 9, ma l'arbitro vede una giocata scorretta da parte di Gurgone. Inizia a farsi sentire il freddo. Inizia a farsi sentire veramente freddo, ragazzi. Ricordiamo la seconda giornata di questa EIFA Super League. Attenzione, il tiro da fuori. Altissimo. Però questo è un chiaro segnale da parte dell'Unione Ferroviaria di Roma che non vogliono mollare nulla. Palla che non trova nessuno. Questo secondo tempo abbiamo visto il numero 9 Gurgone fare da punta, spalle alla porta. Ora il Lokomotiv di prima, la palla arriva in qualche modo, se non erro il numero 7, attenzione, se ne va. Attenzione, brutto fallo, va a chiedere subito scusa. In questo caso ai danni di Capasso, il capitano. Si scaldano gli animi. Nessuno vuole mollare. Esatto. Il nervosismo aumenta. Senza pretesa a liberare, ora possesso che ritorna alle maglie bianche. Palla per Macera. La controlla senza difficoltà. È comunque ben piazzato l'Unione Ferrovieri che cerca di ostacolare il gioco del Lokomotiv. Attenzione, questa palla in difficoltà. L'arbitro opta per
per la palla e viene interrotto nuovamente il gioco. Come ha detto Martina, si sta un po' scaldando l'atmosfera. Non per noi sugli spalti. Attenzione, queste sono le scene che non vogliamo vedere in questi campionati amatoriali. Si chiarisce con il numero 10. In questo caso Rotondo. Pronti a ripartire. Si ferma il gioco per un po' di tempo. Non so se farà recuperare. Ci sono delle sostituzioni in casa Unione Ferroviaria di Roma. Esce il numero 10, abbastanza nervoso dopo l'intervento di poco fa. Escono il numero 10, il numero 18. Mollo e Rotondo. Vediamo se riusciamo a individuare chi è entrato. Tenta l'anticipo, non trova la palla. Subito forte il Locomotive Caselina sulla fascia sinistra. Ha chiamato un fallo l'arbitro, in questo caso scelta un po' strana visto che il possesso era ancora del Locomotive Caselina. Ancora una volta sul vertice sinistro. Chissà se opteranno per un tiro nello specchio oppure andranno a cercare un secondo palo. Neanche un uomo in barriera, battono veloce, il tiro del 14. Fuori, non possiamo dire di poco. Questi livelli a volte bisogna semplicemente anche solo piazzarla e mettere in difficoltà il portiere, non c'è bisogno di un'estrema potenza o della ricerca dell'incrocio. Ecco il numero 4, maglia blu. Buona la giocata per il capitano. Gioca in mezzo, vediamo se il numero 9 neo entrato riesce a difendere questa palla oppure no. E ancora il Locomotive esce benissimo. Ora dovrebbe allargare sul nostro lato, ma non è così. In questo caso D'Andrea era abbastanza libero. Minuti circa. Secondo tempo, ricordiamo il punteggio di 0-0 Locomotive Caselina e Unione Ferroviaria di Roma. Seconda giornata di questa EIFA Super League. Ecco il cross in mezzo ora. 27 esce bene. Ora deve salire numero 9 a spizzare questa palla. Un gran bel triangolo. Scatta il cartellino giallo per una trattenuta al numero 6, Amato. Tutti nella propria metà campo. Per quanto riguarda il Locomotive Caselina. Squadre abbastanza strette. Chi siete libero sul lato destro, vediamo se De Angelis in questo caso. Ecco il cross sul lato destro, vediamo se spizza, la palla non passa. In qualche modo il numero 4 tenta il tiro, la palla scende all'improvviso ma fuori di poco.
si stanno facendo vedere entrambe le squadre, azioni da una parte e dall'altra. Sembra in questo secondo tempo più attendista l'Unione Ferroviari. Ora il numero 15 sbaglia, troppo morbido questo passaggio. Il numero 33 ben pressato, cerca di mantenere la palla, interviene il numero 15 Ruggeri in questo caso, e andrà a battere Barone. Riesce a far passare questa palla. Ora il numero 4, autore del tiro in precedenza. Attenzione, vediamo se scatterà il cartellino giallo. Ancora una volta situazione pericolosa, lancio lungo, vediamo se andrà a pescare la sponda, non riesce. Attenzione. Allarga nella terra di nessuno, ma comunque ci arriva in qualche modo e la rimessa sarà blu. Nuovo cambio, non si riesce a vedere il numero. Uscito il numero 5 dentro il numero 26 da parte dello Como di Casilina. Quindi è uscito Sardo, riprende subito il gioco, lancio in profondità verso il numero 15, si gira bene, tutti in fuorigioco, purtroppo ha perso il tempo l'attimo. 2 su di lui, cerca di liberarsi. Mannaggia. Ancora una volta non dà la norma del vantaggio, interrompe il gioco. Questa volta non so se dire ai danni o a favore dell'Unione Ferroviaria di Roma. Pronti a battere questo calcio di punizione. Eccolo qui in mezzo, attenzione. Il 9 fa il velo, Macera ci arriva e gol! 1-0 da parte dell'Unione Ferroviaria di Roma. Ha segnato il numero 15. Ruggeri, attenzione. Porta in vantaggio la propria squadra, l'avevamo detto, attenzione agli ultimi minuti che saranno cruciali, basta un episodio. Riprende il gioco, ricordiamo il punteggio di 1 Unione Ferroviaria di Roma e 0 Lokomotiv Casilina. Questa volta adesso deve difendersi l'Unione Ferroviaria di Roma. Questo vantaggio manca, diciamo, non tantissimo, circa 11 minuti. Il Lokomotiv Casilina non ci sta e questa volta porta tutta la propria squadra in attacco. Cercare di recuperare in questi ultimi minuti lo svantaggio scaturito da Ruggeri. Non riusciamo momentaneamente ad aggiornare il punteggio, comunque proviamo in diretta 1 Unione Ferroviaria di Roma e 0 Lokomotiv Casilina, gol di qualche minuto fa. Passaggio sulla fascia destra, troppo lungo. Siamo giù,
pronto a ripartire Pomponi, autore di un'ottima parata. Grande lo spizzo, attenzione, si allunga tantissimo il Locomotive di Casilina, che lascia parecchi spazi. Ecco il cross in mezzo, altissimo. Abbiamo detto prima con Martina, un po' troppo morbidi questi cross, devono essere sì, un po' più tagliati. Un po' di tecnica. Ora il cross in mezzo, attenzione, la palla rimane lì, prova il sinistro, lo prende in faccia. Vediamo se verrà richiesto il VAR, ma questa punizione al limite dell'area di rigore, diciamo circa 20 metri. Possibili calciatori, il 10 e se non erro il 98. Berardino. E non trovo il 10. Ecco il tiro. Attenzione, traversa, la palla rimane lì. Linea. Linea clamorosa. Proteste, vediamo se ci sarà l'intervento del VAR. Ovviamente da questa distanza non so cosa si potrà vedere. Tutti intorno all'arbitro. E viene rimessa la palla in gioco. Si ferma ora il gioco e viene richiamata la VAR.
Ricomincia la partita. Ci dispiace per questa interruzione, ma un po' la linea, un po' altri piccoli problemi tecnici e l'arbitro annulla il possibile gol da parte del Lokomotiv e quindi risultato invariato 1 Unione Ferrovieri di Roma, 0 Lokomotiv Casilina. C'era andato vicinissimo. Brutto intervento da parte del numero 15 Ruggeri, l'autore del gol, tra l'altro. Passaggio pericoloso e ora deve salire veloce tutto il Lokomotiv di Casilina nell'area di rigore dell'Unione Ferrovieri e cercano di velocizzare il gioco. Viene chiamato il fallo, ma l'arbitro prosegue, fa proseguire l'azione. 9 con esperienza, attenzione, tutti là. Si libera bene, deve cercare il cross, se non lo scarico. Questa volta è fallo, al limite dell'area di rigore. Non riesco a vedere, mi sembra il numero 9 dell'Unione Ferroviaria di Roma. La partita si sta incattivendo tantissimo. Burgone, ora vediamo se opteranno per un cross in mezzo con lo scarico fuori con uno schema, vediamo un po'. Pomponi va a posizionare la barriera, salvato prima dalla traversa da un tiro che non è voluto entrare. Mantenere la calma, non incattivirsi, non buttare una bella partita, diciamo. Tutto pronto, tutto il Lokomotiv Casilina nell'area di rigore della squadra avversaria, pronto a battere, ci pensa un po' troppo. Ecco il cross in mezzo, ancora morbido una volta, il colpo di testa deve uscire e la palla rimane lì. Devono liberare, attenzione Pomponi. Pronto a rinvio lungo e così è. Fasi un po' dure. Adesso è normale che ogni cosa che fischierà l'arbitro ci sarà una protesta. Speriamo che non finisca in mano modo. In questo caso ricordiamo l'arbitro in campo Allegretti. I suoi assistenti De Albis e Bondanese, devo dire abbastanza precisi nelle loro chiamate. Ecco il lancio in profondità, interviene bene e ora pronti alla carica il Lokomotiv. Lancio in profondità, interviene con la punta in qualche modo. Si allargano ora tante maglie blu. Buono l'intervento in scivolata sulla palla. Il numero 10 va ad impostare con Macera. Attenzione, rischia tantissimo. Non deve perdere questa palla, deve sfruttare. Prova il lancio lungo per vie centrali. Deve trovare opzioni più semplici, magari qualche cambio di gioco per allargare le maglie avversarie. Ora rimangono i 4 difensori dell'Unione Ferroviaria di Roma. Difende bene, prova ad uscire. Non è così. Rimedia un ottimo fallo il numero 33 di Stefano in questi minuti finali. Questa punizione vale oro. Tecnicamente finisce qui all'80esimo il secondo tempo. Vediamo i minuti di recupero che darà l'arbitro Allegretti in questo caso, come abbiamo detto prima. Ancora il Lokomotiv.
Tensione adesso con la cattiveria. Si vanno a chiarire il 26. In questo caso Luciani è andato a scusarsi. Andrà ancora per un lancio lungo sicuramente, eccolo. Stavolta per vie centrali, ma il 9 non va neanche a disturbare. Il Lokomotiv pronto a salire, vediamo se riescono a trovare il pareggio in extremis. In questi minuti di recupero cincischia un po'. Allarga il gioco a sinistra, lo vede benissimo il numero 14 da solo, ma Pomponi con tutta la calma del mondo, con tutta la sicurezza del mondo la fa sua. Attenzione, libera malissimo. Non riesce ad uscire l'Unione Ferroviari, lo fa ora, ma il possesso torna al Lokomotiv Casilina. La palla rimane lì. Ancora una volta, palla difficile però, palla difficile. E chiamata giusta da parte dell'arbitro, gamba un po' troppo tesa. E ora ci metteranno probabilmente un po' di tempo a battere questa punizione. 82esimo. Lancio basso, questa volta la palla arriva, vediamo il numero 9, vediamo se la palla arriva, ma la tiene in qualche modo, prova ad andare via di sfondamento, non riesce, ma c'era ancora. Ora il 33, passaggi rapidi e veloci, sembra essere appena iniziata la partita, ma in realtà sta per finire. Ricordiamo il punteggio sull'1-0 a favore dell'Unione Ferroviari di Roma in questa seconda giornata di UEFA Super League. Ci arriva la comunicazione di 5 minuti di recupero, 2 e mezzo ne sono passati. Ancora il Lokomotiv che è lunghissimo, mantiene solo 2 difensori per vie centrali, prova a tenere questa palla, non ci riesce da terra, attenzione, viene fischiato il fallo, il gioco da terra. Ancora clima caldo, nonostante qui la temperatura sembra sempre più bassa. Solo 3 difensori, 3 contro 3. E questa volta fischia ai favori del Lokomotiv Casilina. Va a riprendere il numero 10. Per vie centrali, il 33. Passaggio intercettato bene. Ancora il numero 10, Del Sole. Il 27 per vie centrali. Vediamo se sfrutteranno la fascia. Attenzione, sono passati 4 dei 5 minuti di recupero. E si sente il ticchettio nell'orologio, che mette ansia per queste ultime speranze. Il numero 10 ancora in possesso palla. Lenti nel cercare lo spazio questa volta. Solo maglie blu intorno all'unica bianca che riesce quasi a rendersi pericoloso, ma un rimpallo lo sfavorisce. E probabilmente sarà l'ultimo rinvio dal fondo da parte di Pomponi. Ottima la sua prestazione nonostante la santa traversa che lo ha aiutato pochi minuti fa. Rinvio lungo, salta bene ma la palla finisce alle maglie blu. Fischiato il fallo, caduto male, probabilmente si è fatto male alla spalla, si tocca la spalla.
potrebbe finire qui la partita. Ricordiamo ancora una volta il punteggio di 1-0 a favore dell'Unione Ferroviaria di Roma, portato in vantaggio da Ruggeri. Potrebbe essere un problema più serio del previsto. Sentiamo in lontananza anche il rumore dell'ambulanza. Entra il medico. Speriamo che non gli sia uscita la spalla nella caduta. Abbiamo visto battere forte. Esce il giocatore coinvolto, sembra però non avere grossi problemi, probabilmente rientrerà a breve se ci sarà il tempo. Ricordiamo 2 minuti di recupero in più, siamo arrivati all'87esimo. Sarà il numero 4 a battere questo calcio di punizione, vediamo se la sparerà in mezzo, così è laterale, scivola malamente, vediamo se ci sarà il tempo dell'ultima azione da parte del Lokomotiv. Tutti in avanti, tocca suonare la carica, sbaglia il passaggio, rimpallo, niente da fare. Fa entrare Ruggeri, il signor Allegretti. Siamo andati ben oltre il minuto di, i minuti di recupero, ben 7 totali attualmente. Ci avviciniamo all'ottavo per le numerose interruzioni, ora potrebbe essere veramente l'ultima azione, 88esimo in questo caso, vediamo il numero 98. Si deve appoggiare con i suoi compagni se vuole creare qualcosa, non fare tutto da solo, vediamo un po'. L'appoggia al numero 6. Ora limite dell'area di rigore. Limite dell'area di rigore, ancora non riesce a creare pericolo, palla in mezzo, malissimo, malissimo Ruggeri, ancora va a liberare, l'arbitro fischia un fallo e ho quasi paura a dire ultimo calcio di punizione, però ha guardato l'orologio, quindi forse siamo arrivati alla fine. Seconda giornata di EIFA Super League che vede l'Unione Ferroviaria di Roma in vantaggio per 1-0. E finisce qui la partita. Unione Ferroviaria di Roma 1, Lokomotiv Casilina 0.